oltre a 10 libri, Nonna Maria ha scritto anche 4 librendari. Sapete che cos'è un librendario? È un libro a calendario o un calendario a libro. Questo è il calendario, ogni mese contiene una favola, è illustrata da un illustratore diverso. Alla fine dell'anno, anziché buttare via il calendario come si fa di solito, si può tagliare questa parte in fondo e vi rimangono le storie come un libro. E quindi abbiamo coniato questo termine librendario. Il librendario del 2018 parla degli alberi, infatti si intitola Librendario degli alberi parlanti. E la storia che vi vado a leggere è quella della quercia. È carina questa. Una quercia secolare, tramite il vento, comunicava con un altro albero, un nocciolo vicino di prato. Il vento quante ne aveva sentite da quei due pettegoli dispettosi. Commentavano le storie che raccontava la gente di passaggio, che, attirata dalla bella ombra di quella splendida quercia, si sedeva ai piedi dell'albero per fare colazione al sacco. Sì, il vento aveva ragione, quante storie, a volte commoventi e a volte divertenti, come l'episodio di quei due bulletti. I due bulletti erano due ragazzini terribili, arroganti e dispettosi. A scuola avevano preso di mira il loro compagno di classe, riuscivano sempre a rubargli la merenda e quando tutti gli altri compagni erano in giardino, loro sgattaiolavano e andavano a sedersi proprio ai piedi della quercia lì vicina. «Buona la merenda dello sfigato!» commentavano i due bulletti. «La bananina, mezza a te e l'altra a me!» «Oh, guarda la brioscina, mezza a te e l'altra a me!» e via dicendo. Nessuno si accorgeva di nulla e i due pensavano di farla sempre franca. Ma questo fatto durava da un bel po'. La quercia si consigliò con il suo vicino, il nocciolo, ed entrambi consultarono gli altri alberi vicini. Un bel giorno, quando i due bulletti erano sul più bello, si sentì un gran frastuono. Plif, plof, pluf, e giù una cascata, ma non di diamanti, ma di cacchine di uccelli. Che disastro! Presi in pieno, sporchi, fradici, i due compari fuggirono a gambe levate e, guarda caso, dovettero passare proprio davanti alla scuola. I compagni erano ancora in giardino e alla vista dei due ci fu una risata generale. Ma cos'era successo? Era successo che i due alberi pettegoli, come li chiamava il vento, avevano pregato tutti gli uccelli ospiti della grande quercia di dare una bella lezione a quei ragazzini e così era stato. Da quel giorno i due bulletti se ne stettero un po' tranquilli. Speriamo.